Ciao a tutti, eccoci qui a bordo del Renault Kangoo in formato elettrico, quindi ha un solo motore elettrico, non altre forme di combustibili da usare. Partiamo dalla strumentazione. Strumentazione abbastanza semplice, ridotta all'osso, grande tachimetro al centro che segnala un fondo scala di 150 km orari, che tranquillamente non ci arriverà mai neanche in discesa, ve lo dico molto sinceramente. Arriva a 120 sforzati proprio, e a 120 si consuma tutto il pacco batterie in 5 km di distanza. Sulla sinistra il livello di carica della batteria, che a pieno regime comunque contiene sui 50, 60, 80, se andate molto piano non avete il climatizzatore acceso né tantomeno il riscaldamento, vi garantisce una buona autonomia, comunque più percorrenze cittadine e neanche delle grandi città. Invece sulla destra c'è la marcia inserita, una specie di rudimentale sensore di pressione dei pneumatici e la potenza, che chiaramente state usando del pacco batterie anche in base a come schiacciate l'acceleratore. Strumentazione classica, autoradio con lettore CD, autoradio FM chiaramente, sopra un piccolo computer di bordo che segna le stazioni radio e qualche guasto. Impianto del clima con un'aria condizionata e poco più. Che vi posso dire? Il furgone è molto capiente, è adatto per anche dei piccoli brevi traslochi, può essere utilizzato chiaramente quotidianamente anche per un discorso dove le città richiedono, dove ci sono i divieti, dove non si può entrare nei centri urbani con i motori a diesel o anche con gli stessi benzina, e questo va chiaramente dappertutto, sicché va molto bene per la città. Chiaramente, data la scarsissima autonomia, i lunghi viaggi o medio lunghi non riuscirete mai a farli. Che altro vi posso raccontare? La seduta chiaramente in alto del classico Kangoo, lo spazio dietro, ora perché sera e non ve lo posso far vedere, è veramente tanto. La configurazione sua è 5 posti, ma possono essere installate altre due panche, un'altra fila di panche, altri due posti dietro, e diventa 7 posti. Ora ci segnala 19 km di autonomia, chiaramente sono veritieri. Una volta che si arriva a zero si riescono a percorrere un chilometro e mezzo, dopodiché si arresta completamente. La cosa fantastica è che, essendo un veicolo elettrico, comunque la potenza e la distribuzione della coppia è immediata e va veramente bene, va veramente veramente forte. È interessante, le accelerazioni comunque sono abbastanza corpose, pur trattandosi comunque di un furgone, quindi dosate molto molto bene i miei termini, e la guida è super extra rilassata, l'interno è ben insonorizzato. Non ci sono frusci se non dai grandi specchi esterni, che comunque già a 70-80 km/h producono un bel fruscio aerodinamico. Faccio vedere altre due o tre funzioni: computerino di bordo, distanza percorsa complessiva, i km/h medi, la manutenzione, il programma di manutenzione, l'ora, i messaggi se c'è qualche errore e poco più. Penso che non ci sia molto altro da dire. Io vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.